C'è qualcuno che manca? Allora, si comincia. Allora, innanzitutto ringrazio i relatori che presento personalmente, Matteo Simonetti, che è uno storico e un saggista, ha scritto libri molto importanti, se vogliamo molto profondi, però sicuramente fondamentali per capire quello che sta accadendo nel mondo. Diego Fusaro, che lo conoscete perché è sempre presente nei dibattiti televisivi e quant'altro, che è un filosofo, ma non solo, è un opinionista, io credo che effettivamente si differenzia dal pensiero conformista, cioè non, uno può non essere d'accordo su tutto quello che dice, può accadere, però è uno che parla altrimenti. Utilizzo il titolo di un libro che ha scritto, parlare altrimenti, pensare altrimenti, oltre che parlare. Bene, e poi Adolfo Morganti, che è un amico storico, abbiamo cominciato l'attività politica insieme, ahimè tantissimi anni fa, di Rimini, è un, non solo un collega, un psicologo, ma è anche editore. Ha lanciato una casa editrice che nel tempo, mi diceva prima, ha 6 dipendenti, e nel mondo del pensiero anticonformista non è semplice, e che produce molti libri in una editoria che ha senso unico. Ovviamente tutti conoscono Angelo e Antonio perché è quello che mi è subentrato in consiglio comunale ed è il nostro, le nuove generazioni che vanno nei luoghi istituzionali a portare un pensiero e un progetto diverso da quello dominante. Ancora, purtroppo è triste dirlo, è una città, è triste, io sono nato ad Ancona, la mia vita si è svolta praticamente quasi sempre ad Ancona, e Ancona certamente non è, è matrigna nei confronti del nostro sistema di pensiero, è una città che è culturalmente e politicamente chiusa. Allora do immediatamente la parola a Angelo e Antonio, che di questo progetto culturale di questa sera, che però avrà un seguito, non finisce qui, è stato uno di quelli che ideatore e mi ha anche in qualche modo stimolato ad andare avanti, a portare avanti questo progetto per 3 giorni, venerdì, sabato e domenica scorsa. La sinistra, con un atteggiamento fa ipocrita, io direi ipocrita, proprio la parola giusta, comunque falsamente istituzionale, ha fatto una 3 giorni, dicevo a pochi metri da qui, la Mole Bamba Italiana, in cui hanno parlato solo loro. Cioè c'è stato il trionfo del pensiero unico, non c'era dibattito, non c'è stato alcun tipo di pluralismo. Tutta una serie di intellettuali dell'area più o meno di sinistra, con insieme, questo è anche il punto proprio della manipolazione, con alcuni intellettuali invece che sono cosiddetti neutri. Io ho ascoltato con molto piacere una neuropsichiatra infantile marchigiana di origine, che adesso insegna all'Università di Padova, che ha detto delle cose bellissime, però il suo pensiero, che è molto vicino al mio, era inserito in un contesto politicamente corretto, per cui lei era la voce che serviva ad accreditare tutto il resto. Tutto questo non ci piace, sorge qui un grido di rivolta, questa è la cosa che stiamo facendo, di rivolta, questo non lo possiamo tollerare. Io sono un po' ribelle per natura, dai banchi del liceo, tutta la mia vita è caratterizzata da, ahimè, però essere contro. Il titolo di questa serie che comincia stasera si chiama In Contrasto, che significa non accettiamo, siamo in contrasto con quello che ci viene detto come una cosa consolidata e assolutamente che non può essere neanche criticata. Invece noi siamo in contrasto e critichiamo volentieri. Adesso do per primo la parola a Angelo e Antonio, che appunto in quanto consigliere comunale, il nostro rappresentante nel
consiglio comunale parlerà di quello che è accaduto e di quello che vogliamo fare. La parola a Dario. Buonasera a tutti, grazie Carlo. Vedete, la cultura funziona quando non serve solamente al consenso, la cultura è utile quando non si fa solamente per raggranellare qualche voto. Credo che sia un'affermazione piuttosto condivisibile, se non fosse che la stessa affermazione è dell'assessore alla cultura di Ancona, Paolo Marasca, assessore di un comune che per l'iniziativa di cui parlava Carlo Ciccioli, pensate, ha speso ben 200.000 euro e passa di soldi pubblici, di soldi vostri, di tutti noi, per un'iniziativa schieratissima, 60 relatori, tutti rigorosamente di sinistra, senza alcun tipo di confronto, senza il pluralismo. Tra l'altro sono gli stessi che non appena un mese fa hanno organizzato una rassegna storica dal nome Confini, se non fosse che la parola d'ordine era proprio la distruzione dei confini, organizzata insieme all'ANPI, peraltro. Allora, ecco che nasce in contrasto. In contrasto è una reazione, diciamo, d'impeto di fronte a tutto questo, di fronte al politicamente corretto, eccetera. E allora, una reazione d'impeto che ovviamente ci vede in prima linea perché? Perché dobbiamo riaffermare alcuni temi centrali. Sono centrali per noi. Il primo, il primato della politica sull'economia, il nuovo ordine mondiale, lo sapete, posso prendere in prestito professor Fusaro le sue parole, il nuovo ordine mondiale ci impone un modello che vuole cancellare gli stati nazionali, che vuole cancellare le lingue nazionali, vuole cancellare le identità. Di fronte a tutto questo, ovviamente, a godere è il grande capitale, il mercato globale in generale, che ci vuole tutti, nessuno escluso, consumatori. Lo dice bene anglofoni, lo condivido anch'io. E questo è il primo grande tema. Poi ce n'è un altro altrettanto importante ed è legato, visto che abbiamo parlato di identità. È il tema delle radici, il tema delle radici della nostra società, della nostra patria, in questa società multiculturale, in cui non ci sono, non sono previste dagli stati politiche, diciamo, demografiche, in cui ci viene imposto, diciamo, un modello per cui è sbagliato, quasi vietato, difendere i propri confini, con delle istituzioni, delle entità quasi astratte, sovranazionali, da Bruxelles ad esempio, che in un certo qual modo ci tengono in scacco con una serie di politiche migratorie che ovviamente fanno sì che arrivino sempre più persone antropologicamente, mi dispiace dirlo, ma incompatibili con noi. Poi il tema dell'integrazione è un altro, poi magari ne parliamo stasera ovviamente. Ho parlato di politiche demografiche e quindi direttamente anche di famiglia. Signori, stasera parleremo anche della famiglia di sempre, formata da un uomo e una donna, perché guardate, poi quando qualcuno viene da noi e dice ma perché voi siete fuori dal tempo, siete contro gli omosessuali? Guardate che il nostro problema non sono mica gli omosessuali, il nostro problema è l'omosessualismo militante che ritiene assolutamente fuori dal mondo che i figli possano essere di un uomo e di una donna. Questo è il punto. Allora, guardate, questi sono temi veramente centrali anche per chi sta nelle istituzioni, perché talvolta le istituzioni si prostituiscono, scusate se uso parole forti stasera, ma ci vuole, perché vogliamo essere anche politicamente scorretti, le istituzioni che si stanno letteralmente prostituendo a questi deliri, ma questo nel vero senso della parola. Allora, mi avvio verso le conclusioni, perché guardate, in contrasto, e sì, l'ho detto, una reazione di impeto, ma è una grandissima sfida, enorme, enorme. Mi sento innanzitutto di ringraziare le tante associazioni di area che fanno un grande lavoro culturale al nostro fianco. Mi sento di ringraziare Nazione Futura, George Orwell, Il Quadrato, Aries, l'Intrepida Ancona. Li ringrazio tutti, dal primo all'ultimo, perché noi dobbiamo mettere in campo un grande progetto.
e permettetemi anche di ringraziare su tutti Francesco Novelli, che ha realizzato la grafica e molto di più. E poi vorrei ringraziare tutti i ragazzi che hanno contribuito a costruire questo evento: Angelica, Lorenzo, Edoardo, Tommaso. Li voglio citare tutti perché? Perché il tema è anche generazionale. Arrivo veramente alle conclusioni. Il tema è generazionale. Guardate che purtroppo per la mia generazione questi temi qui, declinati con il termine buon senso, purtroppo non funzionano più. Cioè la lettura della mia generazione rispetto a questi temi qui non è quella di dire ma noi facciamo battaglie di buon senso, perché ormai la mia generazione è fagocitata dal pensiero unico e quindi noi dobbiamo costruire, uso qui un altro tema forte, un altro concetto forte, un nuovo modello di italiani. Un nuovo modello di italiani, questo è il punto vero, perché ce la stiamo giocando una generazione che è la mia, che non crede più in nulla, che non ha più identità. Questo è il grande tema di questa sera. E allora, signori, buona serata, buona serata. Questa, da qui parte la nostra alternativa, oltre che a CUM ovviamente, al pensiero unico e conformista. Grazie, buona serata. Adesso, prima di cominciare, io porto una testimonianza, cioè mi sono chiesto più volte perché il centrodestra non ha funzionato. Io sono stato consigliere regionale, deputato di Alleanza Nazionale, poi stato del PDL, del Popolo della Libertà, però sostanzialmente non abbiamo vinto. Ma non abbiamo vinto semplicemente perché ci sono state condizioni nazionali, internazionali ed economiche difficili, o perché mancava qualcosa. A mio parere mancava qualcosa, quindi la politica non può essere solo le elezioni, la campagna elettorale. La politica deve essere anche promuovere cultura, promuovere metapolitica, che è la base del successo politico. Purtroppo devo dare ragione ad Antonio Gramsci quando diceva prima si vince nella società civile e poi si conquistano i palazzi. Per cui prima di cominciare do la parola, per un brevissimo saluto ovviamente, a Lorenzo Labini, che è il segretario coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, e a cui immediatamente do la parola. Grazie a tutti, la presenza massiccia, evidentemente l'attenzione è molta, gli ospiti sono molto importanti, hanno delle cose interessanti da dirci, quindi rubo soltanto due secondi appunto per ringraziare ognuno di voi per la presenza e per dire che al contrario di qualche manifestazione culturale che c'è stata ad Ancona negli ultimi giorni e al contrario di tante altre situazioni, noi siamo veramente liberi. In questa sala stasera c'è un'altra dimostrazione, c'è un altro esempio di libertà. Qui si parla, si riflette, le persone dicono come la pensano e con un confronto vero su tutte le tematiche, senza paura appunto di andare in contrasto con nessuno, se non quello del contro del pensiero unico. Quindi grazie a tutti quanti, sono convinto che avremo molto da ascoltare vista la caratura degli ospiti, grazie ad Angelo, grazie a Carlo per aver veramente supportato e voluto questo tipo di manifestazione. Fratelli d'Italia c'è anche in questa occasione. Grazie a tutti. Grazie. E adesso per completare la prima parte degli interventi nostri, tipicamente di chi ha promosso tutto l'incontro, cioè Fratelli d'Italia, la parola a Francesco Acquaroli, che è il nostro deputato della Regione Marche e che ci rappresenta sui banchi parlamentari. Grazie Carlo, grazie a tutti, soprattutto un saluto ai nostri ospiti. Io telegraficamente, perché credo che tutti noi siamo curiosi di ascoltare i loro interventi, ho apprezzato questa iniziativa e l'apprezzo perché credo che la sfida di questo secolo che è appena iniziato sia una sfida che vada proprio a difesa delle nostre tradizioni, della nostra identità, della nostra civiltà. Che credo che sia messa in ogni fase, dalla politica, dalla finanza, da un modello che è appunto quello della globalizzazione indiscriminata, del multiculturalismo imposto, che ogni giorno mina le nostre radici, mina una civiltà che era millenaria, che aveva e che ha
dei cardini, dei punti di riferimento importanti su cui però oramai le ultime generazioni non riescono più a ritrovarsi e vogliono accettare una sfida che secondo me non solo potrà arrivare dove potrà portarci. Allora è giusto che la politica per prima, ma soprattutto la cultura, faccia parlare anche chi difende un modello, che sia un modello che è un modello che ha garantito, diciamo, all'uomo, ha garantito alla nostra civiltà tantissimo. Noi siamo figli, soprattutto la nostra civiltà europea e occidentale, siamo figli di una tradizione straordinaria di cui dobbiamo andare fieri e orgogliosi. Non capisco perché oggi ci vediamo un po' rinnegare e piegare su noi stessi. Questo, secondo il mio punto di vista, è inaccettabile. Grazie Carlo anche e a Angelo per la loro iniziativa e per quest'idea che è sempre molto, diciamo, apprezzabile, perché la cultura è, soprattutto nel mondo di destra, può essere stata un momento anche di resistenza quando la politica non ci dava delle grandi soddisfazioni. La cultura è stato un momento di resistenza alle sconfitte elettorali. Oggi deve diventare un alleato per vincere le elezioni e tornare a diventare maggioranza in Italia, nelle Marche, in ogni città, perché il modello del centrodestra è l'unico modello che può garantirci un futuro serio e vero. Grazie. Adesso prima di dare la parola immediatamente, pronto credo col microfono, Adolfo Morganti, vorrei cogliere l'occasione per salutare due persone che sono state, hanno fatto battaglie importanti in Consiglio regionale quando eravamo tutti, che sono Guido Castelli e Fabio Pistarelli, che sono qui seduti e che stanno partecipando questa sera. Quindi, ancora noi, ancora qui. La parola a Adolfo Morganti. Signore, buonasera. Sapete che gli anni che finiscono con 9 sono anni che portano alla fine di qualcosa e all'inizio di qualcos'altro. Qualcuno forse avrà sentito che si sono celebrati i 100 anni del tentativo fiumano, qualcuno si ricorderà che 30 anni fa è caduto il muro di Berlino. Allora, per gente come noi che ha sempre pensato che il liberalismo e il marxismo fossero due facce della stessa medaglia, vedere crollare l'uno è stato un moto di soddisfazione. 30 anni dopo possiamo dire con grande soddisfazione che anche chi sembrava aver vinto, il liberalismo non sta mica tanto bene, neanche un po', e tutto sommato spero di poterne vedere la rovina prima di chiudere gli occhi e lasciare ai miei figli un mondo in cui questa sorta di bestia sia morta una volta per tutte. Siamo nel momento in cui questo, chiamiamolo turbo capitalismo, liberismo, mercatismo, secondo la tradizione di Tremonti, possiamo definire come vogliamo, dopo aver mangiato il mondo, ha cominciato a mangiare se stesso. E come tutti i mostri, che è incapace di smettere di mangiare, quando ha mangiato tutto può mangiare solamente le proprie interiore. Le proprie interiore sono piene di quello che di solito le interiore sono piene, e quindi non è facile sopravvivere mangiando quella robaccia. E di fatto noi siamo concretamente di fronte a un mondo in cui il progetto mondialista si sta rapidamente incartando. E cosa sta venendo fuori? Sta venendo fuori soprattutto nelle parti del mondo dove nessuno avrebbe speso una lira, nessuno avrebbe detto che era venuto fuori nulla di decente, di apprezzabile, di interessante, un prodigioso ritorno di identità, rispetto alla quale l'Europa, semmai è un po' in ritardo, e vi dirò che almeno noi mediterranei siamo più avanti di altri, perché in Europa ci sono popoli, facciamo nomi e cognomi come gli olandesi, e i popoli di antica tradizione protestante che sono talmente spapolati che tra un po' approveranno l'eutanasia semplicemente per chi la chiede alzando la mano per sbaglio. E siamo a dei livelli di disprezzo della vita umana in nome dei bilanci dello Stato che non sono mai stati raggiunti in nessun esperimento barbarico precedente nella nostra storia. Gli spartani confrontano degli umanisti fiorentini. E questo in nome dei bilanci della sanità dello Stato. Figurateci un po'. Ma perché noi mediterranei siamo un po' più indietro rispetto al baratro, e quindi possiamo dire dietro fronte avanti marcia, mentre invece di fatto ci sono interi popoli che stanno cascando il dente europei? Perché noi un po' di radici ancora le abbiamo. Tutte le volte che vengo nelle Marche mi ricordo, perché questa è l'unica regione che ha un nome plurale, e lo sapete benissimo anche voi, perché è un cristallo di pluralità.
che a cominciare da Pesaro, finire ad Ascoli, abbiamo una serie di pluralità che convivono, ma sono diverse, sono orgogliose della loro storia, della loro diversità, del loro dialetto, del loro formaggio e del loro vino. E quando gli vai a toccare troppo da vicino queste cose, la gente si incazza. E fa bene, perché l'identità non è fatta di grande filosofia anche, ma è fatta di terra. Come dicevano i grandi capi valdeani, la patria non è qualcosa che si pensa. La patria è quello che noi abbiamo sotto i nostri piedi, sono i cimiteri dei nostri morti, sono i campanili delle nostre chiese, sono i luoghi della nostra memoria, dove la nostra famiglia ha riposato, dove i nostri figli sono nati e dove noi speriamo che generino altri figli da vedere prima di chiudere gli occhi. La ruota della vita che ha radici. In questo momento in tutto il mondo vi è una poderosa riesplosione di bisogno di radici. Nel 1989 ci hanno raccontato che è arrivata la fine della storia. Si erano improvvisati studiosi di storia americani, il famoso Francis Fukuyama, che diceva: signori, siamo arrivati in fondo, che volete? Il comunismo è crollato, c'è solo un modello di vita, quello americano, dove tu vali nella misura in cui hai un conto in banca per quello che consumi, basta, è finito, dobbiamo solo adeguarci. Chi non vuole adeguarsi si adeguerà in un modo o nell'altro. E noi siamo oggi arrivati in un punto, 30 anni dopo, in cui una piccola nazione come l'India, una delle grandi superpotenze mondiali, ricomincia a essere governato da un partito che ha vinto e rivinto, che ha nel riradicamento induista, che non è una religione di pace che vi raccontino, queste sono balle New Age, è una religione dura, pura e anche difficile, con cui non è facile convivere, i cristiani lo sanno benissimo, ma l'India è tornata a essere guidata da un partito di fortissima impostazione religiosa. Voi credete che la rinascita della Russia dopo la tragedia yeltsiniana, dopo il crack, il default in cui Yeltsin spinse quello stato enorme, lo stato fallito, è una cosa che si sa poco, si dice poco. Si è andata a Mosca al museo della Banca Centrale della Federazione Russa, la raccontano molto bene questa storia. Come hanno fatto a risalire dal nulla, dal baratro? Sulla base di una grandiosa alleanza culturale tra chi veniva dalle rovine del precedente regime sovietico, il presidente Yeltsin, e quelle radici che prima erano state compresse, represse, strumentalizzate, magari utilizzate durante la Seconda Guerra Mondiale e poi di nuovo represse, cioè la Chiesa Ortodossa. E questo è il momento in cui la Chiesa Ortodossa in Russia conosce un'esplosione di fede, di conversioni, di radicamento, di apertura di parrocchie, che è una cosa unica al mondo. Questo è successo perché? Perché effettivamente i russi si sono resi conto che prima di finire, noi abbiamo un esempio magnifico oggi che i russi non potevano avere, prima di finire come i greci, in miseria per pagare loro i debiti delle banche di proprietà francese e tedesca, si poteva fare altro. Si poteva evitare di finire in miseria per pagare i debiti alle banche e si poteva far sì di vivere in una terra in cui fosse possibile fare impresa, fare figli, fare cultura, essere orgogliosi del proprio paese. E questo avviene in tante altre parti del mondo. Io quest'estate sono stato 5 giorni per un progetto di scambio interuniversitario in Iran. Credo che sia il paese più sputtanato dell'universo in questo momento, per ovvi motivi. Ho solo da dirvi una cosa: andateci, aprite gli occhi e poi tornerete indietro e direte un'altra storia. Noi europei, rispetto a questa rinascita dell'identità, come siamo messi? Siamo messi meglio di altri e peggio di qualcun altro ancora. Noi inseguiamo un bisogno profondo, che è un bisogno che è prepolitico della nostra gente, che francamente non è contenta, se posso fare un esempio molto terra-terra, ma sapete, sono figlio di Zappaterra, non è contento di mangiare la robaccia del McDonald's quando può macinarsi ancora delle sane salsicce a casa con quel tocco di pepe come si fa in una terra o quel tocco di aglio come si fa in un'altra terra, e salvaguardando il pepe, l'aglio, il peperoncino come un segno esteriore di civiltà. Noi dobbiamo essere capaci di tornare a capire il valore di queste cose, perché la nostra Italia è un'Italia fatta, si diceva banalmente, di campanili, da qui il termine dispregiativo campanilismo. Devo dire la verità, rispetto alla globalizzazione, signori, il campanilismo è da rivalutare 50 volte di fila,
perché il campanilismo significa sapere che tu sei figlio di quel posto, ricordarsi chi c'è attorno a te e magari se qualcuno ha bisogno gli dai pure una mano, non gli fai firmare un modulo oppure un'iniezione pietosa per toglierselo le balle. E che quello che sta continuando a succedere è che grazie ai nostri grandi globalizzatori, i più coerenti globalizzatori come il Partito Radicale, si cercherà di imporre anche in Italia, facendoci piangere su casi particolarmente difficili, ma che noi tecnici sappiamo perfettamente essere gonfiati e deformati, per far passare un principio: l'uomo è nudo di fronte all'onnipotenza dello Stato. Questa è una citazione di Carlo Marx, si riferiva a un altro contesto, ma oggi questo è veramente il rischio, che ognuno di noi non abbia più famiglia, non abbia più professione, non abbia più residenza, non abbia più identità culturale, non abbia più identità religiosa e sia semplicemente un meccanismo di un piccolo ingranaggio di un colossale meccanismo di lucro che fa lucrare un numero di persone sempre più ridotto, che non è neanche individuabile in uno Stato, perché negli Stati Uniti d'America, signori, le vittime di questo processo di globalizzazione si contano a decine di migliaia. E nelle periferie delle vecchie città industriali come Detroit ci sono parchi dove gli homeless vivono a decine di migliaia, nelle tende, nei van, nei posti più strani, in una miseria totale, gente che magari slavoricchia, ma non ha di che pagarsi una casa. Quello che stanno scoprendo i tedeschi, che dopo essersi ubriacati dell'onnipotenza che avevano, nel momento in cui nessuno ha più soldi per comprare le loro merci, scoprono che il loro ceto medio è in miseria. Hanno importato decine di migliaia di siriani laureati e qualificati, sottopagati, ma il loro ceto medio affolla le mense della Caritas tedesca, a decine di migliaia. E questo succede in Germania. Ora, signori, la globalizzazione è stata una colossale truffa, come il mito liberale dell'arricchimento infinito. Basta produrre di più, basta vendere, tutti siamo lieti, ci compriamo 50 cellulari all'anno, eccetera. Non è così. Non è così. Perché la realtà ci dice un'altra cosa. La realtà ci dice che le risorse sono limitate e che tutta la nostra civiltà è stata una civiltà che si è basata sulla lezione di un curioso signore che si chiamava Socrate, il quale al mercato di Atene, numerosi secoli avanti Cristo, insegnava ai rampolli della sua generazione, i più grandi cervelli della sua generazione, una cosa di questo genere, che è provocatoria al massimo. Quante bellissime cose ci sono nel mercato d'Atene, il migliore dell'epoca, di cui posso perfettamente fare a meno. E insegnava fin da allora a struccare le esigenze false e a tornare alle esigenze vere. Togli, 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 togli finché rimane quello che resta. La nostra è una tradizione che si abbeva dalla filosofia greca, al diritto romano, all'esperienza cristiana, come si è radicato in secoli di Medioevo. Questa tradizione è sopravvissuta alla rivoluzione francese, anzi gli ha tirato due palle nella schiena quando ha potuto, e ha ancora vissuto un episodio da questo punto di vista molto interessante. Se qualcuno di voi conosce, ricorda, chi sia la Hoz sa, chi gli anconitani a cui questo nome non dice nulla, si vadano a cercare chi è e scoprirete una magnifica storia anconitana, che è sangue periodo. Noi siamo sopravvissuti a tutte le cosiddette rivoluzioni, ai passaggi delle grandi ideologie, e con il minimo di saggezza che deriva dal nostro essere figli di contadini abbiamo sempre continuato a dire: guardate che la patria non è nei grandi sistemi, non è nel cervello, la patria è sotto i nostri piedi, la patria è in un campo che produce, non è nella delocalizzazione di un'industria chissà dove. Oggi queste ricette antiche acquistano una assoluta attualità, non sono nuove, sono vecchie, per questo che funzionano, perché ne abbiamo collaudate un miliardo di volte. Nella regione che è record di produzione artigianale come la vostra, non vi devo raccontare come si fa un'impresa artigianale, non vi devo raccontare il gusto del lavoro delle mani, il gusto di vedere crescere un capannone e diventarlo due, il gusto di vedere un figlio che cresce nella tua impresa. È il gusto che chiunque ha, ama la propria terra, ama la propria vocazione, ha il proprio mestiere, lo sa. La globalizzazione ci dice: signore, andate a fare i camerieri a Londra, perché a Londra è il centro del mondo. Abbiamo persino avuto la fortuna che si stanno togliendo dalle scatole.
e che l'Europa si libererà di questa ingombrante presenza che era lì solo per impedirci di fare qualsiasi cosa. Quindi, signori, siamo nel momento in cui un ciclo si chiude. È una cosa molto bella. Io sono veramente lieto di assistere alla progressiva fine dell'liberismo internazionale, alla implosione della globalizzazione. L'unica cosa da ricordarci è la lezione dei nostri monaci benedettini quando crollò l'impero romano. Questi mondi sono destinati a crollare. La cosa importante è capire che noi non dobbiamo rimanere sotto le macerie. Grazie.